Le stele down è patrimonio dell'UNESCO. Quanto è importante che vengano definite tali e quali sono i pro e quali sono i contro di questo passo che vogliamo fare? Innanzitutto è un'impresa sicuramente meritoria perché le stele Downy rappresentano un patrimonio figurativo straordinario che non ha paragoni in tutte quelle che sono le culture coeve dell'Italia antica. I Downy avevano questa grande capacità di rendere attraverso le immagini le loro emozioni, la loro vita quotidiana, ma anche le loro credenze religiose e anche, se vogliamo dire, i loro sogni. Perché abbiamo anche gli animali fantastici che fanno parte proprio di questo mondo così fantastico, intellettuale, che è sì un mondo religioso, un mondo spirituale, ma è anche una caratteristica proprio unica di queste popolazioni. Tutte le altre popolazioni indigene del Mediterraneo non sono state in grado di esprimere un patrimonio figurativo e una ricchezza come quella dei Downy. Attraverso l'interpretazione di queste figurazioni noi riusciamo a cogliere anche aspetti della loro vita che non ci sono derivati soltanto da quelli che sono gli oggetti della quotidianità, della vita materiale, realia, cioè i vasi, piuttosto che le fibule o gli altri reperti che sono deposti nelle tombe o che rinveniamo negli abitati. Qui noi abbiamo proprio la spiritualità dei Downy che possiamo cogliere anche se non la capiamo perfettamente, ancora c'è molto lavoro da fare, proprio perché i Downy sono una popolazione diversa da tutti gli altri, che sanno esprimersi, mentre gli altri non lo sanno fare, in maniera totalmente differente e originale rispetto anche al mondo ellenico, che pur capace, ha una grande capacità espressiva dal punto di vista iconografico e figurativo. Quindi questa è l'importanza di riconoscere attraverso appunto la tutela dell'UNESCO, questa particolarità eccezionale e unica delle genti Down, della Downy antica. Ci sono però delle situazioni che sono un po' ostative rispetto a questo progetto, ovvero sia i beni tutelati dell'UNESCO sono tutti beni materiali che hanno una collocazione geografica precisa, un centro storico, un particolare monumento, un parco archeologico e penso, che ne so, al centro storico di Napoli piuttosto che a Roma, al Colosseo, questi grandi monumenti. Le stele non hanno una collocazione fisica precisa, sono oggetti mobili e quindi questa è la maggior difficoltà che si incontra nel prospettare questo progetto e nel seguire questa iniziativa. È un'iniziativa però che può portare anche ad un effetto positivo. Si può arrivare a far tutelare le stele Downy come beni mobili, è già successo per altre situazioni da parte dell'UNESCO. E questo significherebbe valorizzarne e diffonderne molto di più la conoscenza presso il grande pubblico. Perché ancora adesso, a 70 anni, 80 anni dalla loro scoperta, le scoprì Silvio Ferri negli anni 60, non sono ancora conosciute, apprezzate e valutate per quella che è la loro intrinseca e unica, particolarità. Va bene, la ringrazio, è stata molto gentile. E ci aspettiamo un bel suo bell'intervento adesso al convegno. Mi Grazie. auguro anche io, grazie, spero di non deludervi. Sicuramente no.